qui anche se ci metti la piastra sotto. Eccoci qua di nuovo in diretta a casa Carnevale Lanteri, in diretta, già qua continua a squillare sempre il telefono, dai, sentiamo, visto che squilla in questo momento, dai, sentiamo. Andiamo a sentirla subito. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Allora, io volevo parlare con Marianna. Sì. È qua Marianna, parla pure. Sì, dimmi. Sì, 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 è lei, parla pure, ti sente. Allora, Marianna, ciao, sono la Nadia, la moglie di Renzo, Ciao, Nadia, dimmi. Dai, Mari, sei bravissima, dai, tutta la tua bella casa, dai. Grazie, grazie. Dai, c'erano anche loro qui. Saluto anche a Beppe, saluto anche Fulvio. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao. Saluta Renzo e tutti quanti lì, salutameli tutti. Un grande saluto con affetto Marianna, Beppe, ottimo cuoco, il maestro Voguti Fugli, amici Paola, Laura e Romano. Grazie. Un saluto Marianna e Beppe da Daniele di Cremona, ci vediamo lunedì 26 giugno alla festa paesana di Cappella de Pecenardi. Ciao Daniele. E poi questo è il nostro amico. Poi, visto che siamo in tema di date, no? Ricordiamo che ci tenevo in modo particolare a ricordare che faremo la prima data ufficiale estiva a Villimpenta. A Mantova, il 16 di giugno. Ma poi ci tenevo anche in modo particolare quest'anno, perché stiamo veramente curando tutto nei minimi particolari, a seguirci quest'estate, perché ovviamente abbiamo stravolto completamente la scenografia estiva e stiamo curando anche tutto quanto quello che è la scenografia, ma proprio nei minimi particolari, quindi vedrete veramente un bellissimo spettacolo. 16 giugno? 16 giugno sarà la data di inaugurazione del tour estivo, quindi mi raccomando, Villimpenta, quindi no, non avete scuse, vi aspetto numerosi. Dai, ne sentiamo un'altra. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Parliamo con Ornella di Monticelli. Ornella da Monticelli, buona giornata. Ciao Ornella. Senta, ma Marianna va a Olmo quest'anno? No, Marianna non credo che vada a Olmo, no, non ci va quest'anno. Io ho visto già il programma e non mi pare che ci sia Marianna. Probabilmente il prossimo anno, ok? Ciao, arrivederci, buona giornata. Ciao. Allora, Beppe, vieni qua, perché ci ha chiamato Dybala. Dybala da Parma, il nostro amico Carmelo. Salutami Marianna e quel meridionale di Beppe, no, perché lui è di Vipiteno. Bressanone. Io vado a Cardiff e voi a casa, forza Juve, Romeo e Chicca. Ciao ragazzi. Ma Cardiff davvero secondo te? Ah, è probabile, è matto abbastanza per farlo. Ciao Fulvio, ringrazio Marianna per la bellissima canzone Io ti penso, che gli avevo chiesto a Colorno, questo Ezio di Colorno. Grazie Ezio, vedi, te l'ho fatta oggi, ho mantenuto la promessa. E un bacione a Mary e Beppe da Glauco e Betty. Grazie, e questa è la moglie del mio bassista e il figlio del mio bassista, che giustamente è il mio futuro batterista, quando sarà, ovviamente ha 9 anni adesso, quindi è piccolino, però promette bene. Tutti i figli dei batteristi, cominciano con le batterie piccoline, poi saranno sempre di più. Promette veramente bene, quindi mi raccomando, tieniti libero perché sei già prenotato. E diventerò dei bravi musicisti. Allora, cosa succede nell'estate di Marianna? Ce l'hai già detto, inizio del tour con tutta la struttura estiva, con lo spettacolo il 16 di giugno. Beh, per gli amici di Piacenza, tanto qui ci vedono, no, qua a Piacenza. Assolutamente, beh, guarda, ovviamente. Abbiamo un po' di ritardo, ma ci stiamo vedendo proprio da casa. Per gli amici di Piacenza volevo ricordare anche una data importante, che è il 2 di luglio a Ponte dell'Olio, che anche qui, di solito, fino a quest'anno abbiamo sempre fatto l'inaugurazione per i piacentini, qua, dell'inaugurazione della prima serata estiva, il 2 di luglio a Ponte dell'Olio, la festa della pubblica, carissimi amici. Aspetta, che adesso dobbiamo vedere questa operazione di attenzione. Taglio del polipo. Accidenti. Intanto abbiamo il nostro autista, è un pescatore sommozzatore a immersione. Senti, c'è Romeo che ho riconosciuto il numero, che ci sta chiamando. Romeo e Chicca, dove siete? Cosa fate? Pronto, ci sei? Romeo? Siamo qua, parla forte. No, è proprio un
meridionale, maledetto. No, no, perché tu vieni da Vipiteno, eh? No, io sono nato a Bolzano Sud. Bolzano Sud è nato, va bene, Bolzano Sud. Bolzano Romeo, Sud. Davvero vai a Cardiff? Sì, caro, poi stai a casa. Va bene, allora mandaci qualche foto che la faremo vedere magari, eh? Sì, sì. Se perde però non mandarci nulla, ecco. Toccati e fai quello che vuoi, io mi auguro di fare il triplete, così gli amici interisti hanno finito di scassarsi là, eh? Per non usare un termine siciliano che tu conosci. Ciao Carmelo, buona giornata, saluta Chicca. Ciao ragazzi. No, stavo guardando questa... Hai un coltello affilatissimo, vero? Infatti devo fare attenzione. Che ti tagli le dita, perché come fisimo insisto sono importanti le dita. Vabbè, la sinistra magari... Ah no, è proprio la sinistra. Sì, no, la sinistra si fa i bassi, quindi magari si può anche... Come lo vedi, Marianna Beppe, col polipo? Ma quando andate in vacanza, scusa, lo mettiamo lui in cucina, nell'albergo, in crociera, no? No, no, no. No, ti fai servire. Mi faccio servire. Quando ci andate in vacanza? Hai capito, eh? In vacanza ci andiamo adesso, la prima settimana di giugno, le nostre ferie personali. Dove andate? Non si può dire, segreto. Devo ancora decidere, solitamente io sono un tipo da last minute, proprio... Anche perché si spende meno. Decido la domenica per il lunedì. Pensa che lui è un tipo da last minute, io invece sono un tipo che parto 6 mesi prima a decidere. Allora, vedi come ci confessiamo. Infatti io sono come Beppe, se devo andare via mi organizzo. Proprio. Facciamo tutta l'estate e a fine estate, cioè dal 17 al 24 di settembre, organizziamo questo bellissimo viaggio con tutti i nostri fans. Dove andate? Andremo in Calabria. Marina di Sibari, tra l'altro un posto nuovo perché non c'è mai stato ancora nessuno, un villaggio bellissimo, villaggio chi ha già preso i nostri depri, bellissimo, bellissimo. Non saremo da soli perché saremo insieme ad un'altra orchestra con la quale abbiamo un bel rapporto sia di amicizia che di lavoro, che è quella di Omar Lambertini. Ah, perfetto, ecco, c'è una chiamata che vedo dal prefisso da Reggio Emilia, dai, andiamo a sentire, pronto? Volevo dire al signor Beppe che quella pelle scura che c'è intorno al tentacolo del polipo voleva tolta. Lo so. Beppe, ti fanno... non lo so. Ma tanto lo devo ancora friggere, non lo mangiamo così, lo devo ancora cucinare. Da sapore. Dicono che dia sapore, quindi va tolta comunque, infatti stavo guardando anch'io. Beppe, dai. Ma ti vedi che tu è il tipo da last minute, l'ultimo minuto, quindi è la roba che farà l'ultimo minuto prima di friggere. Beppe, dai, ma no, non possiamo fare queste, cioè farci suggerire da Reggio Emilia. No, ma perché non sa eventualmente la ricetta, nel senso non lo... Ma non sa la ricetta, aspetti che non è... Prima di pelarli. Come dici? Vogliono pelati prima di tagliarli. Fate silenzio, per favore. Come dici? Che i tentacoli vogliono pelati prima di tagliarli. Quella pelle scura lì non sta bene. Come? Beh, adesso che non stia bene, adesso questo lo decidiamo noi, se ci piace o non ci piace. Però... No, non è cosa buona quella. Non è cosa buona, vabbè. Non è cosa buona, è giusto. Non è cosa buona, va bene. Ci siamo fatti, come dire, il cazzettone. La signora che dobbiamo ancora cucinarlo, dobbiamo ancora farlo passare in padella, in pentola, per cui... Lei dice che l'andava tolta prima. Apriamo un dibattito. Siete d'accordo su questa affermazione della signora? Se volete chiamare, guarda, Beppe sta... La togliamo un po' così, dai. Togliamo così. Quel nero lì, ecco, vedi? Insomma, questo è un sistema. È la parte buona del mare, capito? Quella nera? Sì, eh. Vabbè. Con le teorie di Beppe Carnevale. Mi hanno detto così, poi non lo so. Vabbè, magari... Perché questo polipo arriva dall'isola d'Elba, pescato fresco da un pescatore. Ah, e quindi va mantenuto integro? E quindi ovviamente loro hanno un residence, e lei è una bravissima cuoca, cucina il pesce, e quindi ci ha detto alcuni consigli. Perfetto. Meno allora... male se ha fatto così, vuol dire che in qualche modo... Sì, un motivo c'è. Adesso partiamo perché adesso è questione di 10 minuti e mangiamo. Oh là, finalmente. Allora, cosa stai facendo? Taglio la cipolla. Vediamo un po' come se la cavo con la cipolla. La cipolla del paese del meridionale. Si è detto Tropea, sì. Tropea. No, magari c'è qualcun altro che ci vuole dare un'indicazione. No, io vedo tante chiamate.
senza risposta. Se volete richiamare, adesso abbiamo la linea libera, forse ce l'abbiamo già, la linea libera, no. Eccola qua, rispondiamo a questo numero, sentiamo chi è pronto, buongiorno. Buongiorno, sono sempre Giuseppe di Fidenza. Guarda che la pelle del polpo non va tolta. Qualcuno che ti viene in soccorso, Beppe. La pelle del polpo non va tolta. Perché dici così, Giuseppe? Giuseppe, perché dici che non va tolta? Perché io l'ho mangiato anche in grandi ristoranti e la pelle ce la lasciano perché era più parte più buona. Va bene, allora vedi, questa è un'altra idea, è un'altra soluzione. Perfetto, grazie, buona giornata Giuseppe, la pelle non va tolta, va tolta, non va tolta. Mentre tu per fare la cipolla ci facciamo un'altra canzone o sì. Devi far soffriggere la cipolla prima? Sì, faccio soffriggere e poi butto quasi tutto dentro. Cosa butti dentro però? Il polipo? No, prima mettiamo un po' di frutta secca, noci, bacche di goji, mirtillo per dare un po' di sapore. Prima la cipolla, frutta secca, polipo, carciofi. Gamberetti, facciamo tutto un bel robino, nel frattempo cuociamo nell'acqua, sta già bollendo, metto le orecchiette e poi mangiamo tutti. Orecchiette, chi te le ha preparate queste? Non sono... Ce l'hanno portate dei nostri fans o sbaglio? Pugliesi? Pugliesi. No, quindi orecchiette originali pugliesi. Va bene, allora Beppe mi fai partire l'orchestra che andiamo fuori con Marianna mentre tu finisci di preparare questo piatto che sembra delizioso. E noi dopo andremo ad assaggiare anche perché abbiamo poco più di 20 minuti, quindi dobbiamo sbrigare questa pratica in men che non si dica. Marianna, cosa ci canti? Oh, questo è il titolo del mio penultimo disco ormai, dai, lo ribadisco perché tra poco uscirà il disco nuovo. E il disco nuovo, come dicevo prima, vero Fulvio? Il disco nuovo sarà proprio un bellissimo disco fatto di duetti, vieni Fulvio, sarà un bellissimo disco proprio fatto di duetti, di donne, tante loro beniamine che ovviamente sono state tutte in trasmissione da te. Certo, l'ho cucinato tutti, dai la Camarone, hai detto la Lia Forzetto, la Silvia Cecconi, poi c'è una mia... Katia, c'è? C'è la Rossella Ferrari. Rossella non è ancora venuta, ma sai, lei abita lontano, fa un po'. Allora, fatica. Quando faremo la trasmissione, se riusciamo di nuovo a fare una puntata, radunale tutte. Le raduno tutte e poi cuciniamo tutte a turno, facciamo, che ne so, magari ci dividiamo in gruppi, no? Tre cucinano una cosa, tre ne cucinano un'altra, tre una. Organizza e noi saremo presenti. Bellissimo, bellissimo, vedrai che sarà una puntata da favola. E allora stavo dicendo che uscirà appunto questo disco di duetti con tante canzoni famose, tante canzoni nazionali, internazionali, tutte canzoni insomma che conoscete e tutte duettate, interpretate da noi 13 cantanti più io che siamo 14, che ovviamente duetterò un po' con tutte. Sì, perché 13 non andava bene, un numero, cioè 14, va bene, ci sta. Allora, in diretta da Casa Carnevale Lanteri per questa giornata veramente particolare. Sono le 12:20 minuti primi, Marianna Lanteri ci canta Mano nella mano. Prego. Era caldo il primo sole e noi due a perdifiato correvamo spensierati, poi sdraiati là sul prato sotto il cielo così azzurro, ti baciavo e mi baciavi, era nato in noi l'amore. Mano nella mano col canto della brezza ti ripetevo t'amo e t'amo. Splendido sorriso che il tempo non aspetta.
neve, fra i tuoi occhi qualche segno, ma ti fanno più importante e prezioso più che mai. Quanto bene ti ho voluto, quanto bene io ti voglio, ho gridato con orgoglio che hai amato solo me. Sirenetta Piacenza, ma guardala qua, sembra una sirenetta davvero, ma che mi bello. Sono buttata in acqua perché comincia a fare caldo, è uscito il sole finalmente. Esatto, infatti comincia ad esserci una temperatura. Però mi devo mettere in punta di piedi vicino a te adesso. No, tranquilla. No, è molto bella questa canzone. Io tra l'altro ne approfitto perché mi chiedono, sono appena rientrato, si può rivedere la puntata perché i 5 minuti che ho visto mi sono piaciuti tanto. Vabbè, avremo modo nei social magari di farvela rivedere attraverso YouTube o Facebook, qualche immagine la metteremo. E poi dobbiamo avviciniamoci a Beppe, perché mio figlio è un cuoco, adesso non so se Beppe ci sta ascoltando, ma dice che la pelle non va tolta, specialmente se lo fai in carpaccio. Beppe ha chiamato un cuoco, la pelle non va tolta, soprattutto se lo fai in carpaccio. Ecco, hai capito? Quindi ci sono... quindi Beppe non è poi che sia, ti voglio far passare per uno sprovveduto, ma in realtà tu sei... Grazie cuoco, ti è venuto a dare una mano. Allora, che cosa hai fatto qua intanto? Possiamo inquadrare... Senti che profumino, Fulvio. Assolutamente, buonissimo. Ho soffritto la cipolla. Cipolla. Ti puoi spostare che dobbiamo fare passare il nostro operatore, ragazzi, scusate. Ecco. Sennò... Cipolla. Vieni pure. Frutta secca. Anche la frutta secca cosa ci hai messo? Arachidi, noci? Noci, nocciole, mandorle, bacche di goji e mirtilli secchi. Poi un po' di peperoncino, un po' di rosmarino, un po' di odori, ci ho messo i carciofi, che sono un pelino più lunghi a cuocere, il polipo e i gamberetti. Questo quanto lo lasci sul... Beh, cioè, si è messo una valanga di roba, cioè questo sarebbe il sugo delle orecchiette. Sì. Beh, sì, perché siamo in 10 a mangiare. 10, sì, c'è già contato. Allora, adesso butto giù, sta bollendo. Aspetta, sì, perché abbiamo ancora, quanto abbiamo? Abbiamo, sì, 12-13 minuti. Ti fai dire dalla regia quanti ne abbiamo? 10? 10 minuti. Quanto ci metto a cuocere le orecchiette? Non fanno in tempo. No, 5 minuti. 5 minuti? Dai, che no. Qua siamo... Ah, Beppe! No, non mi va di mangiare della plastica. Mettile tutte bene le orecchiette. Mettile bene le orecchiette. Senti cosa ti dice Mariana, che è più precisa di te. Però dovete capire che la nostra trasmissione, di solito, ogni tanto arriva qualche... Sono venuti anche dei cuochi stellati, però la maggior parte delle volte, il 90%, vengono i nostri amici delle orchestre, la cui professione non è quella di fare il cuoco. Voi siete abituati in televisione a vedere Masterchef, a vedere programmi con dei cuochi titolati, nonché stellati, e allora magari vedete, qua noi facciamo le cose come le fareste voi a casa vostra. Quindi,
visto che non siete dei cuochi stellati, voi che ci state guardando, Beppe Carnevale cucina così, e a giudicare dal profumo cucina bene. Eh? Meno male, speriamo. Il primo piatto è andato bene, adesso vediamo il secondo. Il primo piatto è andato benissimo, queste melanzane, non ce n'è rimasta più neanche una, le abbiamo tutte divorate. Ecco, qua quanto dobbiamo lasciarle soffriggere? Ormai ci siamo. Dopo che sono cotte le metti a saltare in questa padella, tutte insieme? Cerchiamo di farceli stare. Allora, facciamo una cosa, la regia gentilmente ci mette in onda di nuovo quelli che sono gli ingredienti per questo ultimo piatto, che però è un primo, sono le orecchiette. Possiamo girare un attimo, puoi girarla verso la camera che voglio vedere proprio se si vede me. Di solito sai, noi abbiamo le camere dall'alto, qua non l'abbiamo. Orecchiette, polipo, carciofi e gamberetti, 320 grammi, ma qua ne abbiamo usate, ne hai messo un chilo. Un polipo, 4 carciofi, 100 grammi di gamberetti, 50 grammi di frutta secca, sale e pepe. Se riusciamo ad inquadrare ancora la pentola, adesso ce la facciamo, sai, noi siamo in ritardo, stiamo vedendo la televisione, eccola qua. La pentola con il nostro Beppe, che ecco, ecco così, perfetto, si vede tutto, ecco, esatto. Allora, le orecchiette 6 minuti, così poco? Sono orecchiette fresche? Sì, sì, fresche. Sì, vedo che stanno già galleggiando, quindi insomma, fra un po' sono pronte. Dei fans, noi abbiamo la fortuna di avere dei fans che... Si mi riempiono sempre il pullman di cose. Marianna, qual è la cosa che più frequentemente ti regalano i fans? Allora, io c'è una cosa che devo dire. Io sono 18 anni che vivo, sì è vero, io guardo te, sono 18 anni che vivo da sola adesso, nel senso a Piacenza, fuori di casa, dalla famiglia, diciamo. E in 18 anni non ho mai comprato il parmigiano. Mai! Ti portavano sempre delle punte. Ma io devo ringraziare, perché ogni volta, quando lo sto per finire, arriva magari sempre qualcuno che mi regala una forma di parmigiano. Cioè, arriva sempre un puntino, sto per finire il parmigiano leggero. Grazie, perché poi il parmigiano, tra l'altro, piace sia a me che a Beppe, quindi. Non so se l'avete capito. Questo era un messaggio. È un messaggio subliminale. Quando andate a trovare la Marianna, soprattutto se siete dei casari, se siete dei casari che il formaggio lo fate voi, quindi vi costa niente, un po' di parmigiano già. Ma magari se avete anche un 36 mesi, un 30 mesi, va bene. Però lei prende anche il 24, non c'è problema. Vai. Va bene. Quindi se volete fare una cosa gradita a Marianna, regalategli una punta di parmigiano. Se proprio volete regalare qualcosa, fatelo col parmigiano. Altra cosa che non ho mai comprato? Facciamo una televendita, no? Anzi, una telecompera. Un'altra cosa che non ho mai comprato è il profumo. Ah, anche il profumo. Perché arrivano alcuni signori, quando arriva Natale, quando arriva il mio compleanno, mi chiedono: ma tu che profumo usi? Poi alcuni... Hai ragione, scusami. Alcuni lo sanno già che profumi uso, no? Perché ne uso due o tre, e loro sanno già che marca. E altri, quelli che non lo sanno, magari arrivano e mi chiedono: che profumo usi? Allora io gli dico... Gli dice anche la marca. E io il profumo, gli dice ti anche giuro... millilitri, il 50, il 100. No. Io non l'ho, in 18 anni anche lì non l'ho mai... Due cose che non ho mai comprato, veramente. Quindi, quando è che compie gli anni? L'8 settembre. E che prima ha chiamato Tabarroni, che sì, lui li compie il 7. Li compie il 7, che mia moglie il 6. L'avevamo... Davvero? Mia moglie il 6. Anche allora Omar anche Lambertini li compie il 6. Infatti, quando faremo il viaggio a settembre, noi festeggeremo tutti e due i compleanni. Perfetto. Perché lui li fa il 6 o l'8, e è un'altra cosa che ho scoperto. Quindi questa è un'occasione per andare in vacanza con Marianna. Noi invece, ricordo, saremo in diretta, dopo questo appuntamento in diretta da casa Carnevale Lanteri, lo saremo il 1 giugno da Gatteo. Da Gatteo ci sarà una bella processione romana, andremo al Rubicone a vedere come Giulio Cesare ha tratto il dado più di 2000 anni fa dall'Hotel Walter il 1 di giugno, poi dal 5 proseguiremo verso il metro, poi il Delfino, abbiamo anche le Stense e poi due giornate in spiaggia l'8 e il 9, quindi in diretta tutta la settimana dal 5 al 10 giugno. Ricordo che il 10 giugno ci sarà la notte del liscio. Finite le orecchiette? Chiedi alla regia quanto abbiamo, Dino, per favore, perché qua bisogna accelerare le pratiche per la preparazione. 5 minuti? Come mai oggi finiamo prima?
12.30, 12.35, allora siamo giusti. 5 minuti, Beppe. Tirane fuori un po', anche se sono un po' al dente. Sono fresche, quindi dovrebbero essere pronte. Va bene, quindi noi dopo cosa facciamo? Finita la trasmissione, ci mettiamo nel tavolo di là e mangiamo. Hai portato il costume? No, non ho portato il costume perché ci sono degli impegni, dobbiamo tornare a casa noi. Tu stasera dove sei? Sei a casa? Stasera no, non siamo a casa. Ma non sono mai a casa questi qua, sei un'ospitata? Sì, sì. Diciamo di sì. Diciamo di sì. Fine settimana, visto che oggi è giovedì, dove siete? No, siamo da un'altra parte. Vabbè, non si può no, dire. No, fine settimana, hai detto, dove scusa, siamo? Fine no, giovedì, domani, venerdì. Ok, venerdì siamo... Siamo tre giorni a dormire fuori, perché siamo a Belluno, Belluno venerdì, Pordenone sabato e Verona. E Verona domenica. Ti fai la Lega del Triveneto, insomma, va bene. Non sono pronti? Dai, devo assaggiarli prima della fine della trasmissione, devo darti il voto, caro. Ah, che sente se il dente? È crudo? È al dente, beh, un po' tirane fuori, dai, un po' le devi tirare, no, o tutto o niente. Si fa. Scolapasta. Lo scolapasta. Scolapasta, dove ce l'hai? Aspetta, Beppe, al dente va bene, ma vuole al dente. Ti do una mano. Ma no, questo va bene, questo non va bene. Questo qua va bene, vai. Scoliamo la pasta, la mettiamo in questo bel sugo. Ragazzi, guardate come Beppe Carnevale, noto fisarmonicista, nonché per... ti capita anche di guidare il pullman o c'è l'autista adesso? Lui è l'autista, però... Tu non guidi più? Ogni tanto mi capita, Quando lui è stanco? Quando facciamo quelle trasferte... Che devi superare le 4 ore, ci vuole il doppio autista, è vero? Sì. Allora, guardate un po' queste orecchiette che finiscono... Forse ne fate troppe per il sugo, no? Ma dai, in qualche maniera... No, ma ce n'è tanto... Certo che stare con la giacca sopra i formelli viene caldo. Stiamo preparando la fase finale. Allora facciamo una cosa, Beppe, mi prendi un piatto, Marianna? Faccio un assaggino io, poi dobbiamo dare la linea alla regia. Intanto io l'assaggio, ti do un voto. Era molto alto prima per quanto riguarda gli involtini. Orecchiette alla Carnevale. Dove hai preso questa ricetta? Te l'hai insegnata? No, guardando in giro, capita, a volte guardo quei programmi. Programmi... Giusto, ci sono tanti programmi, vedi preparare una cosa di questo tipo, ti viene voglia di fare perché mi sembra molto appetitoso, il profumo è esagerato. Vai, mesco una forchettina, ma forse qua sarebbe meglio mangiarle anche con un cucchiaio, cosa dici? Tiri su tutto. Basta, buono, mi dai un cucchiaio? Che riusciamo meglio. Spegni tutto, allora, qua per sentire tutto, Beppe, che cosa devo prendere? Allora, il polipo, quello che capita, qua vedo il polipo, vedo il carciofino, un po' di pasta, no, a parte che sono giuste, non sono troppo al dente, andrebbero... Qua l'abbiamo fatta al volo, andrebbero fatte saltare un pochino di più in padella, ma il tempo non ce lo permette. Sì, ma va bene così. Un altro assaggio. Sì, il polipo... No, si sente tutto. È un giusto equilibrio. Un minuto, abbiamo un minuto, perfetto, guarda. Giusto, vedi che abbiamo fatto in tempo. Abbiamo azzeccato giusto. Allora, noi chiudiamo qui la trasmissione, ringrazio per averci seguito a casa Carnevale Lanteri in diretta quest'oggi, giovedì 25 maggio. Abbiamo visto le performance culinarie del signor Beppe Carnevale, che si è cavato in cucina molto bene. Adesso la prossima volta, quando andrete a chiedere una canzone, prima chiedetegli la ricetta di questo piatto che è squisito. E poi con Marianna Lanteri, la voce come usignolo, che si è perso la prima parte dei suoi duetti. Ma dai, vedrai di rimandare, qualche immagine, qualcosa, così almeno sei lì. Assolutamente, rivedrete questi duetti che Marianna ha preparato con Matteo Bensi e anche l'intervista al maestro Franco Magutti. Io ti ringrazio, Fulvio, innanzitutto perché sei riuscito a venire qua fino qua a Piacenza. Non ero molto lontano. È stato un piacere ed è una novità per la mia trasmissione. Mi fa piacere che questo sia venuto proprio a casa vostra. Grazie a te. Ciao, grazie a tutti, vi aspettiamo quest'estate. Ciao a quest'estate, salutiamo tutti in gli amici. In collaborazione con...